Mentre mi sto godendo il big match fra Inter e Juventus, godiamoci anche le emozioni che oggi ci ha regalato lo sport italiano dagli sport invernali, perché ancora una volta è stata una giornata, sì, che la potremmo definire anche delle occasioni mancate, se vogliamo, perché sicuramente l'amaro in bocca fra la ma start maschile e femminile di biathlon e la combinata nordica chiaramente non manca, perché poteva arrivare una vittoria, potevano arrivare altri due podi, ma è arrivata una vittoria ancora una volta nettissima. E chi l'ha portata a casa se non Marta Bassino, doppietta nei due giganti di Krejčí Gora. E 4 vittorie in stagione in gigante, la regina del gigante, la più forte del mondo, che è tornata di prepotenza, ovviamente anche nella lotta per la Coppa del Mondo generale, assolutamente straordinaria. Marta Bassino per quello che ha fatto anche quest'oggi, perché è un atleta assolutamente eccezionale, assolutamente favolosa. Che in gigante in questo momento non ha uguali, perché semplicemente è la più forte di tutte, non ha assolutamente qualcuno che possa in qualche modo contrastarla. Intanto qui è arrivata 2-0 dell'Inter con Barella. E chiaramente in questo momento non ha assolutamente avversari. Oggi Schifrin l'aveva anticipata nella prima manche, ma poi nella seconda ha messo le cose a posto Marta con un altro primo tempo di manche. Ieri aveva vinto con il primo tempo nella prima manche, il secondo nella seconda manche, oggi ha vinto con il secondo tempo nella prima manche, il primo nella seconda, su una neve barrata, una neve ghiacciata, che ancora una volta ha esaltato la tecnica, ha esaltato chi veramente sa sciare sopra gli standard, chi veramente sa fare la differenza sul piano tecnico. E chi è che fa la differenza sul piano tecnico? Questa è Marta Bassino, che è assolutamente in questo momento la più forte di tutte. Invece è sesta Federica Brignone, che purtroppo oggi non è riuscita ancora una volta a esprimersi al meglio. Federica è un po', non lo so, in deficit di fiducia, forse leggermente in difficoltà nell'ultimo periodo, forse le sta mancando un po' di lucidità. Lei aveva detto anche che proprio aveva saltato anche lui la gara di Zagabria, il weekend di Zagabria, quello dello slalom, proprio anche perché aveva bisogno di recuperare energie mentali. Non so se queste energie poi ancora le ha recuperate o meno. Federica è sembrato un po' in difficoltà, anche non a suo agio proprio con questa pista slovena di Krejčí Gora, soprattutto anche per le sue linee abbondanti, che con questa neve evidentemente non hanno fruttato dei buoni risultati. Oggi seconda Michelle Gysin, che ancora una volta si è confermata, invece terza Meta Hrovat, questa slovena. Assolutamente talento cristallino, che finalmente si ritrova dietro un podio che le può dare chiaramente fiducia in vista del prosieguo di questa stagione, visto anche considerato l'immenso talento da parte di questa atleta. Citiamo anche in maniera anche abbastanza rapida, diciamo, l'altro slalom odierno, perché nell'altro slalom odierno è arrivata la prima vittoria in carriera per Foss Solevåg,
Se la meritava anche per come stava correndo, come stava gareggiando il norvegese praticamente sin da Campiglio. Quest'anno ha messo in campo una grande continuità, quindi si meritava chiaramente questa buonissima gara. Tredicesimo Manfred Mögge, che è il migliore degli azzurri. Sono usciti ancora una volta Maurberger, che ieri non si era qualificato, ma è ancora uscito, ma Alex Vinatzer, che dopo una prima manche molto molto in controllo, proprio per non uscire, nella seconda è uscito. È un po' in difficoltà questo ragazzo, speriamo davvero ne esca al più presto, perché in questi sette slalom presenti in calendario a gennaio, quattro ne ha già bucati. Dovevano arrivare delle risposte che per ora non stanno arrivando, speriamo che insomma si riesca a riprendere a breve. Oggi c'è stato comunque qualcosa di storico, perché innanzitutto appunto è arrivato il miglior risultato in Coppa del Mondo di sempre per la Grecia, perché AJ Ginnis è riuscito ad ottenere un incredibile undicesimo posto con il pettorale 45. E quindi tanto di cappello a quest'atleta, che veramente si è qualificato in maniera incredibile alla seconda manche e ha ottenuto un undicesimo posto, che è veramente storico per questo paese, che ha zero tradizione a livello di sport invernali, sciistica ancora di più. Quindi veramente onore, perché è sempre piacevole anche commentare questi belli exploit e queste belle storie anche, magari particolari, che spesso non vengono trattate in maniera approfondita. Appunto, oggi i rimpianti sono relativi al biathlon, soprattutto al femminile, perché al femminile la vittoria era sul piatto d'argento per Dorothea Wierer, che si è presentata all'ultimo poligono davanti da sola con più di 20 secondi sul gruppo inseguitrici. Purtroppo ha fallito due bersagli e poi è arrivata sesta, non riuscendo poi nell'ultimo giro a difendere il podio. Ha vinto Giulia Simona, la seconda vittoria in Coppa del Mondo davanti a Preuss, in una gara veramente pazza per l'ultimo poligono, in cui praticamente tutte hanno sbagliato, e alla fine appunto è riuscita ad ottenere questa vittoria in maniera abbastanza incredibile, appunto la francese. Settima e ottava, Tiri Lekhoff e Marte Roiseland, sulle quali Vire poteva recuperare qualche punto in più. Purtroppo oggi è andato un po' male. È andata così, alla fine Anna Oebering, che è arrivata davanti a Dorotea. È un peccato, perché per come appunto si era messo il tutto, ecco, sicuramente poteva sicuramente andare meglio. Al maschile anche poteva andare meglio, perché il quarto posto di Lucas Hofer grida ancora vendetta. Una gara anche al maschile veramente pazza, vinta da Taribo, veramente il norvegese, grande continuità costantemente, anche se aveva cominciato questa stagione con qualche difficoltà. Eccolo tornare a griffare, se lo merita assolutamente. Ma soprattutto una gara pazza, perché Leitner trova uno zero incredibile, l'austriaco va a prendersi il primo podio in carriera, e il veterano Benjamin Weger, lo svizzero, riesce a prendersi un terzo posto incredibile, veramente straordinario. Come Lucas Hofer, che si prende il quarto posto in volata davanti a Eder, veramente incredibile per come è andata. Comunque, insomma, Lucas sta continuando a dare questi riscontri positivi. C'è sempre un po' quell'errore, di troppo, però ecco,
ancora una volta Lucas ha messo in campo una prova straordinaria sugli sci completa e quindi non credo ci sia tanto da recriminare, ecco. Poi sta cominciando ad ottenere una continuità di rendimento veramente straordinaria, perché qui a Oberhof ha veramente fatto qualcosa di straordinario. Come ha fatto bene anche oggi Dominic Windisch, che a parte purtroppo un ultimo poligono un po' sciagurato, ha condotto anche lui una buonissima gara. Ancora segnali di ripresa, insomma, quindi in generale bene anche da questo punto di vista. Per Dominic Windisch che sta rientrando in forma, sta ricominciando a fatturare, e speriamo davvero possa tornare il vero Dominic Windisch, che è capace di picchi di rendimento veramente straordinari. Lo sappiamo, insomma, che Dominic quando al top è veramente un atleta competitivo a qualsiasi tipo di livello, insomma, non si vincono quelle medaglie olimpiche e mondiali a caso, d'altra parte. L'altra amarezza viene dalla combinata nordica, perché Pittin è arrivato a un passo dal podio, a un passo anche dalla vittoria, c'è da dire, perché sono arrivati veramente tutti lì, una maxi volata di gruppo, e alla fine Pittin è arrivato quinto. Mi ha visto veramente sfumare la vittoria per un soffio, per 7 decimi alla fine. Peccato, peccato. Vince ancora Rieber, il dominatore, insomma, di questa Coppa del Mondo. 23 anni, 31 successi in Coppa del Mondo, direi, insomma, non serve aggiungere altro. Secondo Frenzel, il terzo Geiger e quarto Grabak. Peccato, peccato, perché Pittin è andato veramente a un passo dal podio, però anche questo ragazzo si sta ritrovando, colui che ha portato alla fine la combinata nordica ad alti livelli nel nostro paese, ad essere un minimo visibile. Fatemi sapere nei commenti invece che cosa ne pensate. Una valanga di mi piace al video, condividete questo video, iscrivetevi al canale se ancora non lo avete fatto, e a questo punto arrivederci ragazzi, ci vediamo al prossimo video.